Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa 20ª puntata della serie Scandinava. Siamo già avanti, 20, che bello. Quest'oggi andremo a comprare le mucche, quindi direi di comprarle subito, animali. Mucca 2500, pecora 51, gallina 50. Allora, compriamo sulle 15 mucche più o meno. Devo fare la mano? Non funziona più l'invio. Ah, ok. 15. Beh, allora a questo punto facciamo 20. A questo punto facciamo 25. Ok. In teoria noi mezzo delle mucche non ne abbiamo, quindi no, non ci tocca camminare perché siamo scansafatiche e facciamo così. Ci trasportiamo. Qua dovrebbero esserci. Oh, guardate. Ci sono comparse le mucche. Perfetto. Adesso bisogna vedere se hanno bisogno di qualcosa. In teoria no. Allora, paglia, serve la paglia. O no? Potrebbe servire razione mista e insilato. Quindi adesso ci prendiamo il nostro bel T6. Eccolo qua. Oltretutto adesso penso che per un breve periodo verrà lasciato dalle mucche questo T6, perché ci serve un sacco là. Intanto salvata in diretta, perché ho una paura adesso che crashi farming ogni volta. Dov'è? Qua, no, qua. Perfetto. Paglia ce l'hanno o no? Vabbè, noi ce la portiamo lo stesso, perché in teoria fino a 15 o 20 mi sembra che la roba di base è quella che ci dai tu, come se non ne avessi, diciamo. Poi sopra devi darcela in più. Vediamo se ne accettano. Sì, ne accettano. La paglia non è, come sapete, cosa indispensabile, ma per fargli fare il concime solido è necessaria. E noi il concime solido ci interessa, e non poco, perché poi potremmo fare, compreremo lo span di concime e faremo anche lì un altro tipo di concimazione dei campi. Ora si prende un po' di insilato, lo si ci va a buttare. Adesso che abbiamo questo rimorchio qui, potremmo fare anche la reazione mista prima, per questione di comodità non la faremo. Allora, insilato è in teoria di qua. Cioè, io ho diviso le mangiatoie anche se non serve. L'unica che è, diciamo, l'erba che è diversa, più chiara. Non so neanche perché ci hanno messo così tante mangiatoie. No, fa niente. Ok. Comunque devo dire che pensavo fosse più scomodo nutrirle con la pala. Invece no, si sta rivelando un buon metodo, perché poi col rimorchio saremmo dovuti entrare, uscire, girarsi. Sarebbe stato un po' un casino, penso. Invece qui con la pala davanti devo dire che si va davvero molto molto bene. Poi tiene 5.000 alla volta. Avremmo dovuto caricare il rimorchio di insilato. Dobbiamo fare un casino ogni volta. Ah. Ok. Abbiamo 992. Lo riscarichiamo qua. Ok, ci andiamo a caricare un pochino di reazione mista, che non so se vi ho già fatto vedere, ma basta che noi ci mettiamo qua sotto e ce la carica. Guardate che bello. A questo punto danno 5.000. Ok, vediamo. Insilato dovremmo arrivare circa a questa cifra di tutto, tranne che di paglia, che mi sembra che ce ne va dato un po' meno. 15.000, come vedete. Ha lo stesso colore del silato, ma se noi la buttiamo lì praticamente sparisce. Vedete, sembra un po' letame anche.
Si vede che non sapevano che texture metterci, come vedete salita. Non sapevano che texture metterci e quindi ci hanno messo quella del metallo. Allora, 19 per arrivare a 22 dobbiamo prenderne 3000 non di più. Perché sennò poi non saprei dove mettermela. 300, no, devo arrivare a 3000, caro. Ah, aspetta, voglio fare una prova. Vediamo se qui dietro c'è un trigger. Anche se non penso. No, sembra di no, quindi mi sa che se la butto qua va persa. Sicuramente va persa. Qua c'è un trigger dentro l'altro, quindi magari qui può essere scaricata la reazione mista. Va. Qua no. Se no, se... Per chi non lo sa, praticamente se c'è un trigger e noi ci scarichiamo una cosa che non è la sua dentro, praticamente non la perdiamo. Ok, non va venduto, cioè non si ci può ributtare dentro. Peccato. In più io non uso mod, non posso usare la placebo lips. Al massimo, massimo, ragazzi, ogni volta dovremmo perdere qualche litro di reazione mista, vediamo. Sì, penso che non ce ne darò più. O magari verrà lasciata nella pala, non si sa. Anzi, non ti sei tanto in farm, non ci serve. Ce lo teniamo qua, bello comodo. E noi adesso andiamo a fare qualcos'altro. Ok, qua ho finito. Le mucche sì, puntata a parte, però facciamo da perderci una puntata per le mucche. Ok, qua si è già quasi di nuovo sporcato il nostro bel JCB. Ok, scusate l'interruzione, ma gente che entra nella stanza. Come devo fare? Niente, questo non mi serve. Oh sì, che mi serve. Guardate voi ragazzi se mi tocca un 230 cavalli di usarlo per portare una barra di una teglia. Potremmo anche d'ora in poi usare quello, che forse anche più professionale, ma non lo farò. Non lo farò. Allora, no, sbagliatissimo, ho sbagliato in pieno. Allora, non mi serve questo, ma bensì ci serve il T8 da agganciare il carro. Sì, adesso il carro lo agganceremo al T8 perché è il trattore più grande che abbiamo e dato che tutti fanno fatica, vanno a vedere anche se sono 120 cavalli fatica con questo carro. Occhio e croce, no, non dovrebbe, però non si sa mai, ragazzi. Beh, giudicare. Vediamo cosa abbiamo dopo quello per comprare. Noi abbiamo questo 40.000, 45.000 non me lo sto neanche a comprare, ve lo dico. 46.000, sì, ma che cavolo devo comprarmi io? Ho comprato un carro troppo grande, devo prendermi questo. Questo qui, 47.000, 59.000. Mi sa che il prossimo compreremo questo per il camion. Oh sì, magari prenderemo anche il 3A, non so. Ok, mi sto portando la Trebello Store perché dobbiamo comprarci la sua bella barra da mais. Allora, se non sbaglio, la cappello adatta per Axel, sì, è questa. Allora, la compriamo di un colore base. Sì. Spero che tipo sia mezza intonata la trebbia perché se no, si è preso un colore che forse è un pochino più scuro, il colore della cappello. O no? Mi viene il dubbio. Vabbè, intanto iniziamo a ripiegarla, tanto il campo è qua. Perché se l'ho presa anche se è un po' diversa, no, è uguale identica più o meno. Cioè, forse questo è un pochino più bordeaux e la trebbia è rossa. No, o forse è un difetto tipo della luce. Un'illusione, sembra anche mezza viola. No, comunque va bene. Come vedete è stata fatta anche bene, che sono stati animati bene i coltelli qua sotto, tutto, le catene, tutto quello che si poteva fare
animazione in una barra è stato fatto. Finalmente la Giants si è un po' impegnata. Il suo dovere stavolta lo ha fatto. Devo dire che Farming Simulator 2015 adesso, dopo che l'ho giocato per novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, dopo che l'ho giocato per 7 mesi, devo dire che molti lo criticano, lo sottovalutano, ma secondo me sono state fatte dei grandi passi per quanto riguarda la Giants, che mai prima d'ora si erano visti i mezzi che si scuotono della Giants, né come DLC né come cose. Mezzi con l'animazione, io vi dico, non si erano mai visti mezzi che si giravano, per dire, le imballatrici non si erano mai viste che si giravano, che potevi far uscire la balla, cose del genere. Non si erano mai viste le animazioni, vabbè, ma ci patisce, lasciamo perdere. Non si erano mai viste le animazioni, per esempio, dell'Iquame, del Con sui Vomeri, dell'Iquame sui Vomeri, sì, lasciate perdere, dell'Alternative Tipping, sì, del Plane Dynamic, qua, dello Shader Tipping, che era appena uscita come mod subito dopo Farming 2013. Molte cose che comunque secondo me non vanno criticate. Anche il semplice fatto di aver aggiunto, che so, qua i macchinari per la legna, questi qua, non c'è tanto lavoro da poco. Poi anche il fatto che adesso mi è passato in mente cosa che volevo dire. Vabbè, non facciamo crescere. Ecco, guardate che bello, tutti lampeggianti. Il fatto di vedere, dai, ok, mettiamoci qui per aria, intanto io mentre vi parlo vado, sto dietro la trebbia. Guardate quanto ho consumato il trattore, tra l'altro consumo un sacco. Ok, e animazioni adesso non mi viene in mente quello che voglio dire. Vabbè, lasciamo perdere. Guarda che se mi viene in mente, vabbè, quando mi verrà in mente, vabbè, ve lo dirò. Non mi viene, vabbè, lasciamo perdere. Poi una cosa che io mi aspetterei, ecco, diciamo invece le critiche che io mi sarei aspettato per Farming Simulator 2015. Mi sarei aspettato una sorta di more realistic, che c'è, ma non si fa sentire troppo perché i mezzi non slittano come nella realtà. Se io attacco un coltivatore da 600 miliardi di metri a un T4, me lo tira. Per esempio, se io ci attacco l'Heliodor, me lo tira il T4. Va piano, però me lo tira. Non ha un senso logico, ecco. Se io ci attacco, che so, un carro da 8500 litri, Brandner, a questo in salita fa lo stesso fatica. Secondo me sono state rese fino anche un po' troppo, da una parte poco, dall'altra troppo, questa sorta di moralistic. Poi bene la cosa degli alberi, però un'altra cosa subito che mi sarei aspettato fatta meglio, devo dire che vabbè, i mezzi sono fatti bene, questo sì. Una cosa che forse mi sarei aspettato qualcosa di meglio è qualche frutto nuovo, magari il terreno dinamico, no, perché siamo ancora troppo presto, anche se c'è Spin Tires che ce l'ha. Sì, ma mi devi lasciare una cosa, un volt. Comunque adesso poi ci metto il cosplay qua, non vi preoccupate che non facciamo trebbiatura. O forse sì, potrebbe essere una cosa divertente. Scherzavo. Ecco, ma io perdo quello qui che
devo dire mentre parlo. Voglio dire troppe cose e poi mi incastro, non dico più niente. Vabbè. Sto parlando del Beck che c'ha farming. Ah sì, anche qua che il carro arriva al 100%, ma guardate un po' che buchi che ci sono, io non ho mai visto. Che in realtà soprattutto quando fanno il silato, che la gente lascia questi buchi sul carro, cioè ci mettono 50 sovrasponde. Non penso di farlo cosplay. 50 sovrasponde, fanno di tutto, perdono metà trinciato pur di riempire il carro. Qua invece manco, tra un po' manco arrivo al livello. Sono un po' trinciato supera il livello, se no con questo no. Ah ecco cos'è, una pecca. Che io mi sarei aspettato una migliore nutrizione degli animali, diciamo così. Mi sarei aspettato che le pecore potessero produrre. Esiste il latte di pecora, come la capra. No, aspettate, non vorrei fare un fail. Comunque guardate come sforza sto T8. È un T8, 320 cavalli, No, giusto per dire. La tebbia già ferma. E che la razione mista in farming anche. Avrei voluto che sarebbe stata fatta un pochino più reale, almeno metterci l'acqua. Almeno quello, ragazzi. Non puoi fare la razione mista senza acqua. Nella realtà, cioè, va messo un sacco di roba. Adesso non mi ricordo bene. Comunque, io... sì, dove cavolo sto andando? Va messo tutto quello che dice qua, ma addirittura paglia ne va messa poca. Non un quarto di carro. Ne va andrà messa al massimo... Va mezzo quintale, penso. Adesso non so più o meno il peso, perché poi la paglia è leggera. Comunque ne va messa poca. Ci va messo trinciato, sì, ma va messo anche fresco, non solo fermentato. Va messa erba fresca e poi l'acqua. Poi va messo anche i mangimi, se non sbaglio anche il mais. Mais o grano, non ricordo bene. Comunque è stata fatta molto semplice qua la razione mista. Poi almeno fare che, cioè, io ho visto qua che ci sono le pale. Adesso lasciamo stare la mod che c'ho per la JCB, ma quello per lo skid loader che c'ha, quello per, vi faccio vedere questa cosa qua. Praticamente voi vedete un cubo, il quadrato, il rettangolo, la figura in 3D sarebbe il cilindro, no, il, aspetta, madonna, aspetta, non posso non sapere questo. Comunque vabbè, vediamo una specie di cubo di cosa messa lì così, come un cubo, ma sarebbe tipo messa, secondo me andrebbe messa un po' che sporge dai denti per capirsi qua, un po' che sporge che cade qua un po' in sovrabbondanza. Non dico di fare proprio le cose perfette, ma così secondo me fa schifo, perché si vede davvero uno schifo. Sembra che tipo è messo lì, che sembra compattato come ghiaccio. Adesso vi farei anche vedere, ma voglio trinciare e trebbiare un pochettino. Ok, perfetto. Vediamo se magari facciamo l'ultima fila e poi chiudiamo qua, perché l'episodio sta venendo anche lungo, e se Fraps porta via tutti gli FPS. Ok, lasciamo così.
Poi mi fa giocare, non so se io gioco a 30 o a 60, a dire la verità. Perché io dei video si vede moltissimo la differenza tra 30 e 60 fps, ma mentre giochi non è che si nota molto. Cioè si vede molto fluido, però cioè tipo non so se io adesso sto giocando a 30 come mi segna lì, o è Fraps che mi ritiene a 30, oppure se sto giocando a 60 e lì mi segna a 30, non so a dire il vero. Qua si blocca un secondo. Penso di star giocando a 60 perché ogni tanto va su. E allora su. Cavolo, che è? Come? Ci devo stare al pelo qui. È per questa, non è per la CR. Axel Flow 9000 2 30. Questa. Aspetta. Non dirmi che ho fatto il fail. No ragazzi, era per l'altra. E per questa cosa dovevo comprare, scusa. Non c'è mica su. Ah, questa. Beh, chi se ne frega, oramai ci teniamo la capello, scusa, eh. Cambiamo la Trebbia tra un po', prendiamo la New Holland. Sì, però. Allora mi sa che poi quando prenderemo la CR prenderemo, dovrò cambiare anche il colore della barra, la prenderò, probabilmente la prenderò colore New Holland, questa, CR 1090, ci andrebbe questa, no beh io compro la capello, direi il colore New Holland è questo, da quanto ne so, comunque quando la compreremo avremo un sacco di soldi, adesso non possiamo permetterci, per farvi vedere, comunque vi faccio vedere un po' i silos. Vediamo se le mucche fanno già produttività. Sì, 100%. Abbiamo già un bel po' di concime, sia solido che liquido, e nei silos abbiamo un bel po' di roba. Stiamo facendo anche adesso il mais. Qua sta riempiendo il carro. E direi che dopo quest'ultima fila, io vi ringrazio per la visione e vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, spero di sì. Io mi impegno per fare i video, ci perdo anche tanto tempo sperando che vi piacciono. Da Adele è tutto. Ah, giusto una cosa, voglio farvi vedere che il salvataggio è quasi 25 ore, dov'è che si vede? Di area trebbiata 26 ore, tantissimo. Ciao a tutti.